stiamo per partire per Barcellona. Il nostro primo viaggio insieme e siamo fuori dal gate. Siamo di essere già in ritardo, abbiamo già combinato una valanga. Secondo me ne vedremo delle belle. Ci vediamo a Barcellona. Stiamo per entrare. Questa è la situazione. È la situazione. Buongiorno. Buongiorno. Siamo da Starbucks. C'è bisogno. Ho preso solo una brioche in due perché vogliamo andare al mercato della boccheria. Esatto, e sbaglia ancora. Siamo arrivati da Sephora qua sulla Rambla e praticamente lei ha visto un video dove si entra al negozio attraverso questo scivolo. Aia, ho sbattuto la testa. Ciao Sephora. Andremo in un posto caratteristico. Posso prendere il mio cappello. Siamo dentro al mercato della boccheria. Adesso cerchiamo di trovare da mangiare. Adesso cerchiamo di trovare le cose più buone e caratteristiche da mangiare. C'è un botto di gente. Ci siamo presi, allora io tipo dei mini... No, mini calamari, visto che sono mini calamari fritti e la fetta negra, dopo me la prendo anch'io. E adesso iniziamo a mangiare tutti questi basket tipo che costano 6 euro e c'è di qualsiasi cosa, ci sono di formaggi, prosciutto, appunto il pesce e carne, una marea di roba insomma. E adesso vediamo che altro troviamo. Abbiamo troppa fame perché abbiamo fatto colazione veramente tardi, perché ieri sera siamo andati a letto tipo alle 2:30. Penso di essermi assolutamente innamorata del pata negra, cioè buonissimo, si scioglie in bocca. La Vale invece ha preso un tacos che si è aperto tutto. È buono? Com'è pesante adesso? Siamo alla Rambla del Mar. Arriviamo in fondo, poi torniamo indietro e andiamo verso Barceloneta. Ma che buttarti? Ti faccio un video. Prova. Valentina è caduta. Qual è la cosa più tamarra che un turista possa fare in un posto? Comprarsi il barretto o la maglietta con su scritto il nome della città. Abbinati tra l'altro. Costa sinceramente troppo per un cappellino, però vabbè. Però le sta bene, lo sapeva anche. Però in teoria ho guadagnato 50 euro perché hanno sbagliato a darmi il resto. E le foto ti dirò, guarda, mi capite. Capite perché io spendo soldi? Perché c'è una persona del genere che mi convince. Tra l'altro pure regalato perché non ha pagato. Comunque il tempo è favoloso, si sta da Dio fuori. Oh, fa caldo, abbiamo dovuto lasciare i giubbotti in ostello, tornare indietro all'ostello per lasciare il giubbotto perché faceva troppo caldo. Barceloneta. Direi un caffettino da Starbucks, ma l'abbiamo già preso, quindi direi di no. Anche perché sennò cagotto. Esatto, perché mi ha rischiato. Più freddo, meno male che ce l'ho io che come sempre la salvo, perché sennò questa qua non va da nessuna parte. Abbiamo preso due piña colada al mare. Adesso la Valentina, bevendo questa piña colada qua, adesso si ubriacherà. Adesso la recensione. Sofia, dite a me, questa grana rompi. Chiudiamo il video perché già parlare di Sofia, dite a me, mi sarei la persona che non posso nominare. Cosa stavo per dire? Ah. Se noi non proviamo, come facciamo a sapere che non siamo più brave? Magari scopriamo il nuovo Picasso, il nuovo Gaudì. Sicuramente sei tu. Ovvio, mai vista? Cioè, poi parliamo. Sento tante persone che ti conoscono che stanno ridendo in questo momento. L'ho sentita prima che diceva Vale, come farei senza di te? Come farei senza io? Sarei persa. Amore, Raul ti stava tradendo con me. E questa bugiarda poi... Basta. L'anello che... L'ho già tolto. Qua? Vedete il segno dell'anello? È andato. Tra una cosa e l'altra, oggi ho già fatto 10 km. Ci siamo buttate in questo parco e abbiamo riposato un po'. E adesso rifacciamo un'altra passeggiata senza una meta precisa, in cerca di qualcosa da vedere. Poi torneremo in ostello, nel nostro fantastico ostello, perché alle 8 c'è la sangria gratis. Ma lo facciamo? Sì. Gratis.
per noi diventa un arco di trionfo per la del giorno. Molto buono, molto buono, molto buono, buonissimo. Mi piace un sacco la... Questo è il nostro ostello dove ci sono le camere. È stra carino e qua dentro ci sono tutti i dormitori dove siamo noi. La sangria. Adesso si va a bere la sangria se c'è ancora perché è un po' tardi. Praticamente il nostro ostello ogni sera alle 8 fa tipo un meeting dove i ragazzi danno la sangria gratis e quindi solamente vederci la sangria dove insomma discutono su quello che si può fare la sera. Ma non so neanche se si sente qua perché c'è la musica alta e un sacco di casino. Però a me piace la sangria. Siamo a mangiare praticamente su un orto in un posto meraviglioso. Non so che cosa sia fatta, quella è tipo una tartare di avocado e salmone. E questo qua è il tapas della signora. E io sto morendo. Posso? Sì, vai. Abbiamo divorato gli antipasti. Buonissimi. Strabuoni. E adesso ci sono tipo questi udon con il tonno. Apri tipo un art attack dei... Le tapas calde. Boh, adesso ci proviamo. Dolcetto. Praticamente è diventato un vlog sul cibo. Buongiornissimo, questa è la nostra colazione. Arriva anche una nostra amica, che è una mia amica, che lei conoscerà, si chiama Claudia. Adesso lei ci sta raggiungendo che lei ha già fatto colazione, intanto noi stiamo proprio avanti. Sto provando un vestito da sopra. Non so se si vede. È tutta nel mood grigio perché è venerdì 17 oggi. E allora? La cosa stradivertente di me e Valentina è che tipo non stiamo prenotando niente, stiamo andando letteralmente a caso in giro. Ed è per Barcellona. Noi giriamo come se conoscessimo proprio. Sì, cioè noi molto easy. Occhio no. Che questo cade. Quindi noi siamo. È qua. Questa è stata bellissima. Completamente a naso si potrebbe dire. Cioè noi usciamo e in base a quello che vogliamo fare lo facciamo. Però finora ci è andata di lusso. È che è solo tipo il secondo giorno, però vabbè. Già mangiamo. Una tortura, Sofia, deve fare i video. Questo qui non è un Spagna, è un cibo. Cibo. Comunque parli benissimo l'italiano. Non mi sono diventata spagnola. Ho la colina a me. Siamo di nuovo in aeroporto a Barcellona, che adesso stiamo andando in un'altra meta. E andremo... Finalmente. Ci abbiamo fatto 3 giorni a Barcellona pensando solo a ripartire.